In realtà io ho cominciato a lavorare come maestro un po' per caso, perché io facevo tutt'altro. Facevo attività politica negli anni 70, diciamo, quando speravamo di cambiare il mondo. E poi sono stato 2 anni in Portogallo, facevo il corrispondente, insomma, nel momento in cui in Portogallo c'era la rivoluzione, ci fu la fine del fascismo. Quando sono tornato in Italia, le cose erano molto cambiate, non sapevo davvero cosa fare. E per caso io vivevo a Milano in quel periodo, in una casa occupata, e un mio amico mi ha invitato a accompagnarlo in uno stage che stava facendo di teatro nella scuola. E questa esperienza mi ha appassionato tantissimo, sia per l'attività del corpo, diciamo così, come ho scoperto il corpo. E poi ho scoperto la scuola elementare, che è una cosa che se uno, dopo che uno l'ha frequentata, non pensa, non ci pensa più, insomma. Per cui ho fatto la maturità magistrale. E poi ho cominciato a fare supplenze. Ho cominciato a fare supplenze a Roma, alla Magliana, e prima ancora di cominciare a fare supplenze, ho avuto la straordinaria fortuna di incrociare il movimento di cooperazione educativa, il gruppo Romano, erano la fine degli anni 70, diciamo, molto molto vivace, c'era Alessandra Ginsburg, c'era Giorgio Testa, c'erano Giacobini, cioè personaggi che per me sono stati i miei maestri, insomma, senza dubbio. E quindi ho cominciato, diciamo, è cominciato contemporaneamente il mio lavoro chiamiamo di preparazione, attraverso gli stage, noi ci incontravamo sempre in tutti i laboratori per adulti che facevamo nell'MCE una volta a settimana. Io frequentavo il laboratorio di matematica, il laboratorio di antropologia, facevo tutti perché ero molto voglioso di imparare questa cosa che stavo cominciando a fare, e poi naturalmente a scuola, diciamo, i primi 2 anni li ho trascorsi alla Magliana, in una scuola difficile, insomma, abbastanza di frontiera, e che però mi è piaciuto moltissimo, insomma, diciamo, lì ho capito che era arrivato il maestro. Entro in una terza dove c'è un bambino che ha già fatto prima prima, seconda seconda, una bambina che ha ripetuto 2 volte la prima, no, ha ripetuto una volta la prima, un mucchietto di ripetenti, un bambino gemello, la sorella gemella che non sa né leggere né scrivere niente, nemmeno il proprio nome, cammina guardandosi i piedi. Si lavora, direi proprio in maniera MCE, c'è il metodo naturale. Mi ricordo che all'epoca cercavo dei trafiletti sul giornale che fossero leggibili anche in classe, però ci coinvolse anche su richiesta dei bambini il problema delle morti bianche, perché erano bambini che avevano avuto anche parenti o del lavoro, erano successi dei guai. Allora molto spesso si faceva il dettato la mattina, dettatino, con un pezzetto preso dal giornale sul quale poi si discuteva. I bambini chiedevano poi il significato delle parole e questo Silvano, posso dire che Silvano, era uno di quelli che interveniva di più, che all'inizio non parlava nemmeno, ma voleva dire la sua perché si capiva che finalmente c'era qualcosa che gli interessava e che aveva una notevole intelligenza. Il fatto che non avesse mai nemmeno imparato a scrivere il proprio nome. Però faceva le commissioni, sapeva, insomma, aveva. Io ho sempre pensato che un ragazzo che si sa allacciare le scarpe e si muove, impara a leggere e scrivere, e non c'è verso che sia diverso da questo. Utilizziamo una serie di strategie, si inventava, scrivevo io ho sempre scritto tanto al posto dei ragazzi, scrivevo con dei pennarelli colorati su dei fogli di carta da pacchinara, quello che i ragazzi mi dettavano per inventare le storie. E ogni tanto anche lui diceva la sua.
E poi venne fuori una storia di cui tutti capirono che lui era il protagonista, anche se era sotto forma di un armadio che non si voleva aprire. Vabbè, quando lui vide questa cosa e se capì perché era molto, questa storia scritta grande, era attaccata ai muri e così, dopo un po' cominciò a individuare le parole che le interessavano, insomma. Oltre ad aver imparato a leggere e a scrivere, ha fatto le 3 classi medie nella scuola più severa di Sesto, perché quando uscì dalla quinta a Sesto ci fu la obbligatoria, la zonalizzazione, e mentre c'era una scuola a tempo pieno, la Pescetti mi pare, di quelle dove si sapeva erano un po' più buoni, buoni i professori, la Cavalcanti era quella tremenda e lui con i suoi amici dovettero andare alla Cavalcanti. Io feci una lunga recensione su questo ragazzo e lui ha fatto le sue 3 medie perché aveva ritrovato una sicurezza in sé, quindi leggere o scrivere per lui avevano voluto dire questo e sembrava irrecuperabile in terza elementare. Questo non è l'unico, ne ho trovati altri nella mia strada, in quarta addirittura elementare, completamente analfabeti, che attraverso il metodo naturale si sono fatti la quarta e la quinta, poi sono andati alle medie e sono andati dritti come fusi. E io sono convinta delle grandi capacità di ciascun bambino e delle possibilità che raggiungano traguardi inaspettati. Hanno la possibilità di raggiungere, ognuno con i suoi mezzi, anche vette molto alte. A volte ci sono degli intoppi, e questo il movimento lo mette tantissimo in risalto. Degli intoppi che non sono quelli che noi caliamo su di loro perché vogliamo quelle determinate cose. Il movimento di cooperazione educativa, Freinet col metodo naturale, non solo legato alla lettura e alla scrittura, ma a tutto il fare scuola, ci ricorda la lentezza dell'evoluzione, la diversità dell'evoluzione di ciascuno e i tempi diversi, il bisogno di riportare un po' di tempi. Ci dice Tonucci, chi ha ancora voglia di perdere tempo con i bambini? Perdere tempo, naturalmente fra virgolette. Io penso sempre, visto che mi occupo soprattutto del primo apprendimento, che un bambino finché è al nido, alla scuola dell'infanzia, è un bambino. E nessuno gli dice, mamma mia, quanto ci mette a camminare? È possibile che questo bambino, o perché questo ancora non parla e quell'altro parlava presto? Sono bambini di cui sono rispettati abbastanza i ritmi. Quando entrano in prima elementare diventano alunni, c'è una trasformazione biologica e una proiezione dell'adulto di quello che vuole. Tutti hanno 6 anni, a parte che non è vero, sono tutti lì, devono saper arrivare tutti allo stesso modo. L'MCE ci ha insegnato a romperla, a non prenderla in considerazione questa barriera. Continuano a essere bambini, certo che sono anche alunni. Anche, ma non solo, quindi devono sicuramente imparare nuove cose, avere nuove strutture, farsi. La scuola deve essere anche dura, deve essere anche difficile, deve essere anche importante, è importante, però va rispettato sempre l'individuo e potenziare tutte le sue capacità, tutte le sue capacità. Io sono entrata in un momento di grande rinnovamento della scuola italiana, perché era il momento in cui furono varati i decreti delegati. E quindi c'era una cosa molto nuova per la scuola, che era la partecipazione proprio dei genitori, ma più che altro dei genitori come cittadini. La scuola non era più qualcosa di, come dire, separato dalla società, ma era la società che entrava dentro alla scuola. Di lì a pochi anni ci sono stati tantissimi, ci sono stati cambiamenti proprio veramente epocali. Furono riordinati poi in seguito i programmi ministeriali, che quando sono entrata io c'erano sempre i programmi del 1955, quelli del leggere. E leggere, scrivere, far di conto, ecco. E noi i primi anni eravamo un gruppo molto coeso, lavoravamo nel tempo pieno, eravamo proprio un gruppo unitissimo di insegnanti. Come ci siamo ritrovati poi a tradurre nella didattica questi fermenti anche proprio culturali? Diciamo il cuore, ecco, di quello che poteva essere il motivo del rinnovamento era l'ascolto. E cioè il porsi
non dal punto di vista, diciamo così, cattedratico, no? Cioè questo muro, no? Tra il docente e i bambini, ma in realtà fare scuola tutti insieme, ascoltando. Quando mi chiesero di dividere il mio tempo scuola tra Bagnarivoli e la Vittorio Veneto, anche lì trovai un ambiente favorevolissimo, sia perché anche lì c'era un dirigente illuminato che era Vito Montemagno, sia perché era una scuola dove il movimento di cooperazione educativa aveva attecchito parecchio e c'erano parecchi insegnanti che lavoravano tenendo conto di quelle che erano le metodologie MC, quindi il testo libro, la corrispondenza, il lavoro con gruppi, ma addirittura facevamo i gruppi, non solo gruppi di classe, ma i gruppi in verticale. E anche lì si fu percepito immediatamente come una persona come me, portatore di handicap, quindi non vedente, poteva dare un contributo non solo al gruppo della propria classe, ma tutti. Io lavoravo in verticale con bambini dalla prima alla quinta, occupandomi dell'apprendimento del calcolo orale, della matematica, dell'apprendimento dell'aritmetica, del calcolo orale in modo particolare. Anche lì fu fatta una bellissima esperienza, proprio perché c'era questa collaborazione stretta con i miei colleghi. Noi facevamo la programmazione di classe, si programmava insieme, si facevano i colloqui con i genitori insieme. Io lavoravo con molta soddisfazione dentro queste scuole perché mi sono accorto che crescevo insieme a loro, ero entrato a far parte del movimento di cooperazione educativa, facevamo ricerca. Io devo dire che ho insistito perché vedevo che il tipo di preparazione che avevano loro era di grande aiuto anche per me, per capire come coinvolgere i bambini e come lavorare con i bambini. È stato la mia università, la mia scuola, imparare dai maestri elementari. L'insegnante che secondo me dovrebbe essere una persona che impara, sa, è disposto a lavorare insieme agli altri colleghi, perché non è possibile 10-12 persone che entrano in una classe alle medie o alle superiori e ognuna fa quello che pensa indipendentemente dagli altri. Certo, ci vogliono i tempi per poter lavorare insieme, per potersi mettere d'accordo. I tempi di collaborazione delle elementari sono sempre stati più distesi. Loro hanno ancora la possibilità una volta alla settimana di trovarsi per progettare, mentre alle medie c'è quel tempo che è limitatissimo e 12 persone non hanno nemmeno la possibilità di parlarsi. Quindi va a finire che non parlano fra sé, non parlano dei ragazzi e quindi non riescono a cominciare niente. Vanno previsti dei tempi distesi che permettono il dialogo fra adulti, se no poi come fa a venire il dialogo fra i bambini? Non è possibile. Noi non abbiamo in mente chiaro il fatto che un insegnante, mentre insegna, impara sempre. Se smette di fare questa cosa, è finito. Perché impari quando insegni a un'altra persona? Lo dimostrano le attività che ci sono oggi di insegnamento agli adulti stranieri. Impari insegnando e insegni imparando. Sono due cose parallele. Ho iniziato, insomma, quando io mi sono iscritta alle MSC, sono poi passata a insegnare in una scuola, che era la scuola elementare di Paperino, questa piccola frazione di Prato, dove anche lì c'erano la maggior parte insegnanti molto giovani, che era una scuola, diciamo,
organizzata praticamente a classi aperte. Allora c'era stato, come dire, questa adesione al tempo pieno da parte soprattutto dei giovani insegnanti, quindi lavoravamo moltissimo facendo programmazioni insieme, insomma anche programmazioni a lungo termine, con aperture di classi, e c'erano state tutta una serie anche di sperimentazioni. C'era un giardino molto grande fuori, era stato costruito uno stagno, quindi intorno anche a questo stagno c'erano state poi tutta una serie di attività, di attività soprattutto di osservazione scientifica, osservando dei piccoli animali, anche con la semina di alcune piantine. E poi c'era stato un grosso lavoro, collettivo, sulla ricerca storica. Allora c'era una grande collaborazione con l'ente locale. Per esempio, il Comune di Prato dava alle scuole tantissimi soldi, il materiale, possibilità anche di fare, per esempio, la ceramica, tanti libri, tanto materiale da carta, cartone, pennarelli, tutto quello che era possibile avere. E insomma, con i colleghi, ecco, era un lavoro che nasceva man mano ritrovandosi insieme e programmando, no, era, come dire, a parte una discussione sulla didattica, ma era una didattica che cresceva in base alle esperienze di ognuno, e quindi con programmazioni fatte insieme perché tutto veniva discusso collegialmente. Raramente facevamo delle programmazioni solo di classe, ma erano sempre per ambiti, quindi con apertura dalla prima alla quinta. Ognuno di noi mette qualcosa, il grosso del personale nel lavoro che fa. Quindi, nonostante, ecco, io abbia soprattutto i primi anni, ma poi anche per tanto tempo, per tanti anni, cercato di mettere in pratica tutta quella che era la teoria, no, delle tecniche MCE, poi decisamente negli anni mi sono resa conto che comunque tutto questo io l'avevo riportato al mio modo di essere e al mio modo di pormi, sia con gli adulti, quindi con i colleghi, che con i ragazzi. Eravamo organizzati non con i banchi messi in fila, con i tavoli, dove i ragazzi facevano spesso dei lavori di gruppo, comunque lavori collettivi, e quindi, insomma, non ho mai avuto delle classi particolarmente silenziose perché comunque c'era molta discussione, molto lavoro fatto insieme. Iniziare una relazione con il gruppo classe e con i singoli bambini non è così semplice. Trovare degli aspetti comuni della vita di classe per poterli scrivere e fare, far sì che diventassero delle frasi, che erano frasi di tutti, in modo che loro le memorizzassero e da lì poi partire per l'analisi della frase, ecco, in modo da ho sempre cercato anche con l'apprendimento della lettura e della scrittura di compattare, di creare il gruppo classe. Io ho cominciato a insegnare proprio negli anni 70. Facevo dapprima la scuola popolare e successivamente, poi nel 75, sono diventata di ruolo e ho insegnato nelle scuole di montagna dell'Abruzzo, nelle prove classi e successivamente in un paese di nome Bomba, che è il mio paese di origine, e in una scuola a tempo pieno.
una scuola a tempo pieno che era stata realizzata sull'idea di scuola città Pestalozzi. A Firenze e al Pascoli l'insegnante tirocinio mi portò a vedere scuola città Pestalozzi. E lì le mie idee veramente cambiarono. Capì che la scuola poteva essere fatta in maniera diversa da come l'avevo vissuta io, da come l'avevo fatta io. E dissi, forse se la scuola può essere veramente qualcosa di interessante, di diverso, anche per chi la fa. Potrebbe essere come la professione del medico, che ha bisogno sempre di un aggiornamento, sempre di approfondimento, eccetera. Allora decisi di andare a insegnare a scuola città Pestalozzi. Secondo me il movimento da quando è sorto è stato rivoluzionario. È sorto come cooperativa della tipografia a scuola, no? Nel 51. Rivoluzionario perché ha capovolto, oggi si parla di classe capovolta, no? Io penso che questa non è un'idea di oggi, ma è un'idea che portiamo avanti da tanto tempo. Cioè la cosa fondamentale è cercare di far esprimere ciascun bambino, cioè cercare di valorizzare quelle che sono le sue conoscenze, cercare di suscitare l'interesse, no? Cioè valorizzare la sua cultura nel senso più ampio possibile. E da lì costruire, nel senso avviare dei percorsi di apprendimento. Questo secondo me è fondamentale. C'è anche un altro aspetto, cioè che l'insegnante, mi dicevi, ha cercato prima di tutto di rivoluzionare se stesso. È partito da sé, cioè dal cambiamento profondo che questo richiedeva. Perché al suo sorgere la scuola italiana risentiva del fascismo, no? Cioè gli insegnanti erano stati educati dal regime e quindi indottrinavano, no? Piuttosto che cercare di mettersi in ascolto del bambino, dei suoi pensieri, delle sue emozioni. Noi allora parlavamo di pedagogia dell'ascolto e intendevamo per pedagogia dell'ascolto un'idea di relazione educativa in cui tutto il corpo è coinvolto. C'era un bel libro che uscì in quegli anni che si chiamava Scuola con il corpo. E il corpo noi intendevamo l'unitarietà, insomma, le emozioni, l'immaginazione, la razionalità, i ragionamenti, un tutt'uno. Per esempio fu forte l'influenza di Alessandra Ginzburg, perché lei, che già cominciava allora, diciamo, a occuparsi di psicanalisi, poi lei è diventata psicanalista, diciamo che era molto attenta, soprattutto nel fare formazione con le maestre di scuola dell'infanzia, anche con noi delle elementari, nell'aiutarci a capire come è molto importante che noi ci chiariamo qual è l'immagine del bambino che abbiamo. Cioè noi educatori, noi maestri, che immagine abbiamo del bambino? Siamo spaventati dal caos, del suo modo di agire, oppure siamo affascinati, però ci teniamo a distanza. Per dirla in sintesi estrema, uso una frase di Winnicott, che mi è molto cara in questo momento, che Winnicott a un certo punto dice: pochi capiscono che i bambini hanno molto più bisogno di dare che di ricevere. Ecco, questo per me è, come al solito, uno le cose le capisce dopo. Allora, dopo molti anni ho capito che questo era il mio modo di fare il maestro, cioè cercare di ricevere il più possibile dai bambini, cercare di essere io ricettivo al massimo, e non è una cosa facile, ascoltare davvero, non per finta, insomma, e cercare di far sì che quel patrimonio di esperienze, di emozioni che il bambino porta a scuola quando arriva, tutte le mattine, possa diventare materiale su cui lavorare tutti insieme. L'altro aspetto, molto difficile ma importantissimo, è creare comunità, cioè far sì che la classe si trasformi e diventi una comunità, cioè non solo un aggregato di persone singole.
Io ci metto 3 anni più o meno a fare questo, cioè comincio in prima, adesso gli ultimi anni ho sempre avuto la fortuna di avere una stessa classe per 5 anni, e per arrivare a far sì che tutti in classe abbiamo desiderio di ascoltare quello che dicono gli altri. Cioè arrivo in classe e ho desiderio di sapere che dice Emilia, che cosa dice Lorenzo, cosa dice Nisrin, perché diciamo, c'è una curiosità reciproca, perché sappiamo che ognuno di noi ha un modo diverso, stando tanto insieme, poi ci si conosce, no? E però il bello della comunità educativa, insomma, quella che si può creare in una classe, è la capacità di stupirci, cioè di continuare a stupirci, pensare che quel punto di vista me lo darà lei, solamente lei. L'altro giorno c'era una bambina, stavamo chiacchierando a scuola stavamo discutendo, c'erano dei nostri amici che erano venuti a trovarci, di Save the Children, e loro hanno fatto un gioco, diciamo così, di chiedere a tutti i bambini qual è il superpotere, qual è che volevano avere, diciamo, qual era la... E i bambini hanno detto volare, essere trasparente, come ragni. E Maya, una bambina, ha detto, ma io il superpotere che vorrei avere è capire gli altri. Io sono rimasto, cioè una bambina a 10 anni che dice una frase così, per me è un dono meraviglioso, insomma. Penso che ci lavoreremo tanto su questa sua frase. Ecco, l'idea che si possa lavorare tanto sulla frase di un bambino è la costruzione della comunità, cioè l'idea che la costruzione culturale la facciamo insieme. Ogni volta è diversa, perché una classe è diversa da quell'altra. Poi naturalmente ci sono contenuti culturali, certo, che noi dobbiamo dare, imparare a leggere, imparare a scrivere, amare la cultura, amare l'arte, amare la musica. Però sempre pensando al modo che questo contenuto culturale diventi parte del bambino. Perché se no è una memorizzazione di elementi esterni. Ecco, incorporare il sapere non è facile. Però tutte le volte che trovo delle strade, che vedo che i bambini, che funziona, per esempio con l'arte, mi piace molto lavorare con l'arte, sento che loro a un certo punto trovano qualcosa. Una bambina ha detto, in quinta elementare, l'ultimo ciclo che ho fatto, abbiamo fatto un lavoro molto lungo su Raffaello, sulla scuola di Atene di Raffaello, ma proprio mesi, sono stato 4 mesi su quel quadro. A un certo punto Marianna ha detto, Raffaello ha fatto veri filosofi per metà, noi li abbiamo fatti veri per l'altra metà. Quella frase cioè, mi ha spiegato cos'era la scuola che provava a fare. Cioè l'idea che ogni contenuto culturale in sé è inerte, un libro non vale niente se sta lì. Il libro vale nella misura in cui io lo leggo e diventa mio. E se lo leggo insieme a te, per te diventa un'altra cosa, attraverso di te capisco di più Roald Dahl, Omero, Shakespeare, e capisco un po' di più Shakespeare e un po' di più te. E questo è un po' il gioco della costruzione di comunità. Insomma, la scuola è un luogo di costruzione culturale, non di trasmissione, per me, insomma. Insomma, con i bambini che cosa si fece? Tutto il piano del Comune di Firenze in rilievo, in scala 1 a 10.000. Dopodiché, e contemporaneamente alla costruzione del plastico del territorio, si fece l'evoluzione della città di Firenze, dal villaggio villanoviano, che era in Piazza della Repubblica, e facemmo tutte le evoluzioni della storia del Comune di Firenze. Questa è la Firenze di Cacciaguida, questa è la Firenze romana, scala da 1 a 10.000. Questa è la Firenze dell'ultima cerchia, della terza cerchia. Ma bellissima, vediamo l'ultima, quella dell'ultima cerchia. Perfetto. Questo lavoro è durato, ecco, 4 mesi. Tutti i giorni la gestione era che non si perdeva tempo. Dalle 11 a mezzogiorno ognuno sapeva esattamente cosa fare e quando smetteva a mezzogiorno
sapeva per il giorno dopo, l'altro comunicava al gruppo che interveniva dopo che cosa avrebbe, perché solamente un gruppo di 4 bambini lavoravano tutti i giorni. Questo qui, per fare questo, per mettere i torrazzi, vedi cosa sono i torrazzi? Sono quei collegamenti tra due case torri. Ora, questi bambini, per fare tutto questo, la storia è Firenze, l'organizzazione urbanistica, la conoscono benissimo, sanno benissimo che cos'è l'organizzazione urbanistica. Infatti la scuola media non è nessun problema a trattare argomenti di questo tipo. La figura del maestro, come l'ha visto allora e in parte anche oggi, era da un lato una struttura un po' onnicomprensiva, criticando questo tipo di funzione forse. Si diceva che il maestro che usciva nel dopoguerra dai programmi Ermini, da quella che era allora la scuola elementare, era un tuttologo e quindi era anche limitato nelle sue possibilità di affrontare tutti gli ambiti di esperienza, di conoscenza. Noi pensavamo che era però una persona reale, un uomo, una donna reali, autentici, che portava nella classe se stesso, prima di tutto, nella sua interezza, per poter restituire ai bambini e alle bambine il senso della loro interezza, quindi della loro esperienza, della loro cultura, della loro memoria, della loro identità. È solo un maestro credibile, un insegnante credibile, autentico, che non fa delle promesse a vuoto o che non si limita solamente alle parti tecniche della sua professione, e ci sembrava che potesse suscitare, creare dei cittadini autonomi, responsabili, dei bambini critici. Si parlava molto allora di funzione di decondizionamento dell'insegnante rispetto agli stereotipi e ai modelli che circolavano allora come oggi. Quindi una funzione anche di analisi critica, di rottura di stereotipi, di lettura insieme, di analisi della realtà. Si praticava molto la ricerca d'ambiente, quindi una ricerca azione come investimento nella realtà, come partecipazione critica e anche trasformazione. Il maestro un po' come trasformatore, quindi anche come operatore culturale, non solo come insegnante, burocrate. Le caratteristiche fondamentali di questo modo, insomma, cioè, di fare scuola sono prima di tutto un'attenzione particolare alla costruzione della relazione educativa con il gruppo dei bambini. Una considerazione molto alta del contesto e dell'organizzazione. E come terzo elemento importante, una modalità di cooperazione sia con i colleghi con i quali ho lavorato e lavoro, e sia con le altre figure dell'adulto e gli adulti che stanno intorno alla vita dei bambini e che sono sicuramente le famiglie, quindi anche un'attenzione a una costruzione di una buona alleanza educativa con le famiglie. Nel lavoro poi, diciamo, nell'intervento educativo, gli elementi, diciamo, fondanti sono partire sempre dall'azione, partire sempre quindi da una pratica, da una prassi, legata, considerare quindi il bambino veramente nella sua globalità, cioè considerare il bambino come mente e corpo integrati, anzi possiamo considerare la mente del bambino come una mente incarnata, e quindi sulla tradizione anche, insomma, piagettiana in qualche modo, considerare che comunque gli apprendimenti partono sempre da un'azione dei bambini. Un altro elemento è considerare sempre comunque il bambino all'interno comunque di un gruppo. Perché, e qua insomma il riferimento va, dal mio punto di vista, a Vygotsky,
è che si impara sempre all'interno di una relazione e che quindi ciò che tu impari sta da una parte dentro di te, dentro la relazione, dentro la situazione che si viene a costruire. Un altro elemento a cui tengo particolarmente nel lavoro con i bambini è quello dell'obliquità. Qualsiasi proposta che faccio al gruppo deve avere insomma degli elementi in cui ciascuno riesce comunque a fare a seconda delle sue capacità, a seconda delle sue anche esigenze emotive, affettive, relazionali. Ecco, questo elemento dell'obliquità è un elemento, è un fattore, una parola chiave per me molto importante. Certo, c'è obliquità, c'è contrapposta orizzontalità, dove tutti i bambini devono fare quella cosa in quel determinato momento, che ci può stare in certe situazioni, ma secondo me non nel momento in cui il bambino raggiunge certe abilità. Ho fatto in tempo a vedere, come esperienza personale, i maestri più tradizionali che si possano avere, perché quando è finito il periodo dei programmi di Gentile, no? Era stata data la possibilità agli insegnanti ancora per 2 anni di seguire il vecchio sistema invece che adottare i nuovi programmi. Quindi avevamo i banchi col buco per l'inchiostro, usavamo il canotto e scrivevamo, e ho avuto una brava, bravissima maestra qui. Devo molto in ogni caso, perché ha insistito moltissimo perché a casa mia mi facessero studiare tira molla così, e però il clima era il più tradizionale che si potesse essere, cioè ogni tanto quando la maestra andava a bere il caffè alle 10 ci metteva a ripetere tutte le province regione per regione d'Italia, e quando eravamo arrivati alla Sicilia e Sardegna lei era tornata. Comunque insomma pagine su pagine di grammatica, di analisi grammaticale, compiti fino a qui, tanto che poi alle medie ci sentivamo leggeri, insomma. Quindi insomma ho visto tutta una vecchia ondata e in maniera assolutamente, noi eravamo terrorizzati dalla maestra. Io verso la fine del primo anno di scuola non sapevo quasi il nome della mia compagna di banco, non si poteva parlare, se parlavi condizione. Comunque ho fatto in tempo a vedere questa ondata, ma sono entrata subito in pieno in tutto un altro clima di lavoro e di colloquio con i bambini. E poi la didattica era una necessità, perché non sapevi come fare, no? E quindi lo cercavi, il contatto, l'appoggio, la discussione con i colleghi oppure appunto con associazioni, e in questo caso è stato l'MCE. Diciamo che ho avuto pochissime occasioni di fare supplenza prima di avere l'anno intero con una classe, e so che in queste esperienze di supplenza ho un po' copiato il modello vecchio, no? Perché non ne possedevo ancora di nuovi. Per cui mi ricordo una prima in cui si facevano le pagine di lettere dell'alfabeto, oppure si faceva un giorno la A, l'altro giorno la B, l'altro giorno la C, insomma, delle cose così in vecchia maniera. Però in effetti quello che conta è il modo di dialogare con i bambini, non è certo quello che dopo metti sul quaderno, no? Ho imparato come esperienza personale che è molto bene che loro vadano a casa con un quaderno in cui risulta quello che hanno fatto a scuola. Però molte volte quello che risultava era: oggi abbiamo discusso tutto il giorno sull'argomento le galline di Antonio, per dire, no? Ecco, cioè questo era... esisteva questa affezione al mettere le cose sul quaderno, però già con tutto un altro spirito, diciamo. In quel periodo noi eravamo i giovani e avevamo nei collegi tutta un'altra parte di insegnanti che erano leggermente più in età di noi, ma soprattutto erano portatori di, diciamo, pratiche educative, di prassi scolastiche che noi consideravamo assolutamente deteriori, facevano i temi, i problemi, davano i voti, facevano le interrogazioni, scrivevano alla lavagna, non lo so, facevano tutte quelle cose che noi, che era stata la nostra scuola elementare, alla quale noi volevamo in qualche maniera
essere alternativi, se non proprio contrapporci. Quindi il rapporto con i ragazzi, con i bambini alle elementari era molto diretto, in un certo senso anche più spontaneo, a volte anche un po' più primitivo per quanto mi riguarda. Ma io ero molto diretto, per esempio alzavo la voce, urlavo, però ci si abbracciava, si andava in passeggiata. Tu pensa che con questi ragazzi qui, che oggi hanno 40-45 anni, noi ci troviamo ancora a cena e parliamo dei loro figli, quindi un rapporto intensissimo dal punto di vista relazionale, però a quel tempo poco misurato per quanto mi riguarda, insomma. Poi io venivo dall'officina, venivo dal lavoro, erano importanti i contenuti, anche le ideologie che ci sosteneva, cambiare la scuola per cambiare la società, portare contributi nuovi, quindi non so, si portavano in classe i nonni, gli artigiani, ma anche i partigiani, perché io ero molto puntato sui contenuti, diciamo, a quell'epoca. E però facevamo delle esperienze che sono rimaste, diciamo così, nella memoria mia e anche dei ragazzi, molto significative. Le feste, per esempio, le feste di primavera coinvolgevano tutto il paese, le proteste, perché poi c'erano molte vertenze con il provveditorato agli studi, per le schede di valutazione, per l'orario scolastico. E quindi si andava in manifestazione a Venezia. C'erano esperienze così, per esempio abbiamo fatto delle esperienze di giardinaggio e allevamento. Una delle più belle è stata quando abbiamo preso delle uova, abbiamo portato un'incubatrice in classe e abbiamo fatto nascere i pulcini. È stata un'esperienza gigante, perché ognuno aveva il suo ruolo, bisognava inumidire questa incubatrice, poi si segnavano i progressi, quando sono nati i pulcini erano come dei figli, diciamo, qualcuno se li è portati a casa a fine anno come animali di compagnia, diciamo. E poi le regole scolastiche hanno vietato tutte queste esperienze un po', come dicevo, un po' primitive, no? Perché c'era la salmonella, perché non c'erano i permessi e così via, insomma. Ho cominciato a lavorare in una scuola elementare, come allora si diceva, della periferia di Treviso. Una scuola molto interessante per vari motivi, perché l'utenza era un'utenza particolare, molto variegata. Vicino c'era anche un rione di case popolari in cui abitavano famiglie molto in difficoltà, ma c'era d'altra parte una vita di quartiere, associazionismo, organizzazione degli abitanti, partiti, sindacati, parrocchia, di una grande vivacità, e la scuola un po' partecipava a questo. Quindi questa situazione era molto formativa e molto interessante. Un'altra fortuna stava nel fatto che, essendo i primi anni 70, entravano nella scuola molti giovani insegnanti, c'era un grande aumento della popolazione scolastica, c'erano i figli del periodo del miracolo economico degli anni 60, quindi aumentavano gli alunni, aumentavano le classi, le scuole, entravano molti giovani insegnanti. Quindi mi sono ritrovata a lavorare con colleghi e colleghe giovani con cui ho potuto scambiare molto rispetto alla ricerca di una modalità così soddisfacente di fare scuola. Mi ero avvicinata al movimento di cooperazione educativa prima attraverso i libri, quando preparavo i concorsi, era uscita nel 67 la lettera a una professoressa, e quello credo che ha cambiato la vita a
a molti, anche a me, ha contribuito a cambiare la vita, il pensiero e i desideri rispetto al fare scuola. Quindi avevo già in mente che si poteva, si doveva, sarebbe stato bello lavorare in modo diverso. Già ai tempi in cui ero supplente avevo conosciuto insegnanti del movimento di cooperazione educativa, colleghi che avevano conosciuto Mario Lodi, visto il suo modo di lavorare, per cui c'era un po', anche se all'inizio forse vago, il desiderio di lavorare in modo diverso, costruire delle situazioni in cui i bambini e le bambine avessero innanzitutto la possibilità di parlare, ci fosse dialogo, ci fosse ascolto, la possibilità di fare delle attività, di essere attivi, la possibilità di interessarsi ed essere coinvolti in situazioni di apprendimento, di lavorare in modalità di laboratorio. Ho cominciato con come si cominciava, il limografo, il giornalino, le indagini fatte fuori dalla scuola. La rivoluzione consisteva nell'uscire dalla classe invece di stare dentro, e ancora io penso che sia così. Un bel progetto, un bel percorso che noi abbiamo fatto, che io l'ho raccontato in questo numero della rivista del 1984, numero 10 e 11. Il titolo era Pomigliano d'Arco, gli ho dato proprio il titolo Pomigliano d'Arco, e fu un percorso che raccontato di una ricerca, di un lavoro che non definirlo è difficile, perché noi iniziamo dalla lettura di un testo di narrativa. Avevo scelto di Passaggio a Sud-Est, avevamo iniziato a leggere con i ragazzi in classe questo libro di narrativa, e ci rappresentava la situazione di un paese dove sembrava che tutto fosse ben organizzato, cioè quei paesi del nord, tutto bello, spazi per questo, spazi per gli altri, gli anziani stanno bene, i bambini stanno bene, eccetera, eccetera. Naturalmente, qual era la prima domanda che veniva? Se non vuoi leggere per dire poi fatemi il riassunto o fatemi le cose, il discorso qual è? Ma scusate, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di qualche cosa che avete la possibilità di vedere, di toccare, o qualche cosa che è nel mondo dei sogni? E quindi è naturale con i ragazzi andare a dire, ma qua che succede intorno a noi? Com'è che noi viviamo il nostro tempo, a partire dalla scuola ma anche fuori dalla scuola? Per cui da questi interrogativi che si posero i ragazzi, si cominciò a dire, ma noi poi che vogliamo fare? Ci limitiamo a conoscere o vogliamo pensare a fare qualche cosa? Ecco che nacque tutto un percorso di ricerca finalizzato a provare a modificare il proprio contesto. E allora ecco, cominciamo ad uscire sul territorio. Noi lo facevamo di pomeriggio quando dovevano stare a casa, io stesso dovevo stare a casa. Qualche volta anche di mattina abbiamo fatto, tant'è vero che qualche gente per strada dice, ma questi che fanno? Ma questi vanno a perdere? Ma questi così fanno scuola questi qua? Invece di stare a scuola se ne vanno camminando. Ma noi siamo usciti sul territorio per andare a perlustrarlo tutto quanto, perché ciascuno di loro, abitandolo, diceva, vicino a casa mia c'è uno spazio, sono tutte erbe, abbandonate, ma lì si potrebbe fare campetto di tennis, si può fare calcio, dall'altra parte c'è quest'altra cosa. Allora avevamo bisogno di andare a vedere questi luoghi, ma vederli insieme, non solo. Ma noi ci portavamo il metro, si misuravano, la macchina fotografica per riportarci in classe le immagini dei luoghi, perché poi dopo bisognava arrivare a progettare
con i professori di educazione tecnica e con altri insegnanti bisognava studiare quali erano le soluzioni che interessavano ai ragazzi, per loro, anche per gli anziani, perché si era pensato pure, ma anche lui li ritrova per gli anziani, perché ci sta, sì, c'è un campetto di bocce, c'era ancora, forse c'è ancora lì, ma possibile che solo questo spazio per giocare a bocce debbano avere i nostri nonni, dicevano i ragazzi, si potrebbe pensare no. Quindi allora questo è stato un modo, cioè durato un anno, cioè noi per un anno siamo andati avanti lavorando su questo, siamo arrivati alla fine in verità con un po' di delusione. Io poi quando ho scritto racconto anche il, tutto quello che i ragazzi dicevano di volta in volta, perché lo dicevano, io prendevo appunti, prendevano appunti anche loro. La delusione è stata che ad un certo momento uno disse, una ragazzina disse, noi eravamo partiti con l'idea che dovessimo arrivare tutti quanti alla conclusione, tutti insieme, i professori e gli alunni, però ad un certo momento dell'anno scolastico qualcuno si è cominciato a preoccupare del programma e degli esami, qualcuno dei professori. E abbiamo capito allora che non tutti i professori la pensano alla stessa maniera. Questo l'hanno detto dei ragazzi. Allora alla fine dovevamo fare il plastico, non siamo riusciti a realizzare il plastico. Però avevamo comunque le mappe, avevamo una serie di cose. Avevamo delle idee. Non tutto si riesce concretizzarlo veramente, però le idee c'erano e potevano essere espresse queste idee. E noi andammo, era fine di giugno, gli esami erano finiti, andammo in comune dove trovavamo il sindaco, ritrovavamo l'assessore, ritrovavamo buona parte della giunta comunale per far vedere quello che avremmo voluto realizzarlo, però lo facevo vedere con le diapositive. Non, il plastico non c'era, ma c'erano le immagini di quello che si era pensato. Per dire, adesso noi consegniamo al comune un'idea, non la possiamo certamente realizzare noi, toccherà a voi realizzare. E questo è stato, diciamo, un modo per utilizzare, cioè siamo usciti dalla scuola perché la scuola non ce lo permetteva di fare, il territorio era il luogo nel quale si faceva scuola e si raccoglievano informazioni che poi dopo si rielaboravano quando noi tornavamo in classe. Alla Magliana io lavoravo in erano appartamenti, quindi erano classi piccole, 18 bambini, perché in più non c'entravamo, perché erano stanze di un appartamento, insomma, perché era una casa requisita dal comune, non c'era la scuola ancora. E quindi io uscivo sempre, diciamo, per me fare scuola era uscire. Mi ricordo che il primo anno feci questa cosa buffa, perché siccome le mamme protestavano che non davo compiti, ero in seconda elementare, io cominciavo a insegnare, non pensavo di dare i compiti, insomma. E allora un giorno appunto mi hanno detto, ma lei non dà i compiti, così. E allora scherzando io ho detto, va bene, vabbè, sto un compito, domani dovete contare tutte le stelle, domani dovete venire qua. E è stato bellissimo perché i bambini sono messi davvero. C'era uno che ha quadrettato tutta la finestra, un altro che è andato in terrazza con i genitori, un altro... Insomma, hanno fatto un sacco di cose interessantissime. Chi diceva 5, chi 10.000, chi 1 milione, chi doveva contare con 35. E fu così bello quell'inizio che il nostro giornalino, facevo un giornalino come si usava nell'MCE, lo intitolavamo Contare le stelle. E tutto il primo anno era dedicato al Contare le stelle, se ci ripenso adesso era un modo di, diciamo, di incontrare una cosa che a me sta molto a cuore, mi sta sempre molto a cuore, che è una cosa che dice Elia Scanetti in un suo libro, dice che la cosa più bella che lui ha ricevuto in vita sua è stata il dono della vastità. Dice che mia madre mi ha regalato la vastità. Ecco, io penso che la cosa più bella con i bambini è donare loro la vastità. Questo è uno dei motivi per cui mi piace così tanto il cielo, per esempio, no? Lavorare con loro sul cielo, perché il cielo è un territorio incontaminato, diciamo, lontano, che nessuno può toccare e quindi che apre anche la mente. E noi andavamo, per esempio, lungo le rive del fiume del Tevere, che erano molto degradate, però erano posti bellissimi, facevamo continuamente scoperte, facevamo esperienze. Poi io veramente ero primo anno, quindi veramente non sapevo quasi come si faceva a fare scuola. L'unica cosa che avevo capito nell'MCE, che poi mi è rimasta sempre, è che per fare bene scuola bisogna ascoltare i bambini.
bisogna ascoltare, dare valore alle loro parole, scrivere quello che dicevano. Io ho ancora la raccolta di tutti i dialoghi del primo anno, insomma, questo l'ho sempre fatto, cioè, ormai sono quasi 40 anni che insegno e quella è una costante, diciamo. Dal primo giorno che ho insegnato, io ogni volta che parliamo, discutiamo con i bambini, io appunto quello che loro dicono. Una scuola sveglia vuol dire che attiva delle possibilità, che sono possibilità di relazione, possibilità di studio, possibilità di sperimentarsi. Purtroppo la scuola tante volte addormenta, anche noi insegnanti ci addormentiamo. Per me bisogna essere svegli, diciamo. La differenza tra la scuola che addormenta e la scuola che sveglia, diciamo, in grosso modo per me questo è il criterio di fondo, poi tutto il resto viene dopo.